Si potrebbe così, come dire, sintetizzare con un titolo che oggi è stato ospitato da un quotidiano, quello che sta accadendo per quanto riguarda il lavoro e il denaro alle famiglie italiane, 600 euro attendere prego, titola oggi un quotidiano, tant'è che la causa e anche e soprattutto il crollo subito ieri dal sito dell'INPS, che è stato, questa è stata la giustificazione, hackerato. E quindi è molto importante ascoltare questa mattina le parole del ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, che ospita i nostri microfoni. Ministro, buona giornata e benvenuta. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Grazie Ministro per essere con noi questa mattina. Senta, io subito le voglio chiedere di questa proposta che arriva dall'Unione Europea su questo nuovo strumento, del quale probabilmente ancora i nostri ascoltatori, i cittadini italiani, sanno molto poco, e si chiama SURE. In realtà poi è un acronimo, però SURE vorrebbe dire, in inglese vuol dire sicurezza. È stato lanciato e sarebbe un nuovo modo proprio per sostenere il lavoro a orario ridotto durante questo periodo, e poi si tornerebbe a lavorare a tempo pieno, diciamo, nel momento in cui la crisi termina ed è finita. Lei che ne pensa intanto dello strumento, e B, è applicabile anche in Italia, per esempio? Beh, lo strumento comunque può essere uno strumento interessante, perché tutti gli aiuti che poi vengono anche dall'Europa, in quanto siamo tutti nella stessa condizione in questo in questa emergenza, può dare una mano ad affrontare tutto quello che appunto riguarda la chiusura delle attività, e quindi dare un sostegno ai nostri lavoratori. Ovviamente noi abbiamo già strumenti del genere come la cassa integrazione, quindi si tratterebbe di rafforzare strumenti che noi abbiamo, che abbiamo già finanziato sia nel primo decreto, cioè nel decreto Cura Italia, che appunto rafforzeremo e rifinanzieremo nel decreto di aprile. Senta, siamo partiti. Ministro. Ecco, non ti abbiamo ascoltato, Fulvio, prego, a te. Ah, ecco, chiedo scusa. Dicevo, Ministro Catalfo, ci permetta di tornare da dove siamo partiti, vale a dire alla terribile giornata di ieri del sito dell'INPS. Onestamente, non solo il crash, ma anche addirittura per alcuni minuti la diffusione di dati sensibili, conti bancari, numeri di telefono di utenti. Possiamo dire, Ministro, qui non si tratta di cercare il colpevole, ma di assumersi responsabilità, che è ingiustificabile ciò che è accaduto. E onestamente non sarebbe dovuto accadere, dovevamo organizzarci meglio. Innanzitutto mi consenta prima di ringraziare il presidente dell'INPS e tutto il suo staff, che nell'ultimo mese hanno lavorato giorno e notte per affrontare un'emergenza che ovviamente fuori dalla quotidianità, e metter su delle procedure che riguardano e che arriveranno a milioni di cittadini italiani. Il presidente ha già spiegato che il sito ha subito diversi attacchi che si sono intensificati ieri, nella giornata di ieri, e il sito proprio per questo è stato messo in sicurezza e, come sapete, chiuso per alcune ore. Le comunque domande a riapertura del sito sono continuate ad arrivare. Ieri sera noi siamo sempre in continuo contatto, anzi direi stamattina all'una le domande erano già pervenute 517.529, il dato preciso, e contemporaneamente il sito fino alle 12 di stanotte, quindi a mezzanotte, ha subito un ulteriore attacco molto, molto importante, ma è riuscito comunque a rimanere in piedi. Ma prima di rivolgerle un'altra domanda, però, su questo può specificare rispetto a quello che le ha chiesto il mio collega Giuliani? Perché nella giustificazione data si è detto che nei giorni scorsi questo attacco di hackeraggio era già iniziato. Perché si è deciso di non posticipare diciamo l'inaugurazione di questo sito e di andare comunque incontro a quelle che poi sono state, naturalmente, si sono poi, come dire, manifestate come controindicazioni e contraddizioni che hanno creato panico? Perché il sito nelle giornate precedenti era stato, nelle immediate giornate precedenti, era stato messo in sicurezza e gli attacchi erano
comunque stati eliminati, cioè non c'erano più stati attacchi, quindi non si prevedeva, non si prevedevano ulteriori attacchi nella giornata di ieri. Quindi lei ha precisato così. Senta, invece c'è una questione sul tavolo molto importante, direi delicatissima, che riguarda la sanità italiana. Oggi un suo collega, ma è il vice segretario del PD, Andrea Orlando, intervistato dalla Stampa, ha detto che dopo la crisi per il coronavirus, e traendo una lezione da quanto è successo, bisognerà cominciare a pensare se sia il caso di far tornare in capo allo Stato centrale le competenze come la sanità, che ora lei, come sa, spettano alle regioni. È curioso, no? L'abbiamo sottolineato anche noi, perché Orlando fa parte di un partito, il Partito Democratico, che negli anni ha lavorato affinché le competenze passassero dallo Stato alle regioni. Poi adesso non vogliamo puntare il ditino contro nessuno, ma secondo lei questa è la strada, cioè quella di ridare la sanità di competenza nazionale, quindi nazionalizzare la sanità? Adesso bisogna riflettere se questa è la strada. Sicuramente va rafforzato tutto il sistema sanitario nazionale, in parte noi anzi abbiamo fatto un importante investimento proprio nel decreto Cura Italia, nei precedenti decreti, e è ovvio che non dobbiamo mai farci trovare impreparati, e comunque ricordiamoci che la salute è una delle cose prioritarie, essenziali. Ma lei, come esponente del Movimento 5 Stelle, cioè è più dell'avviso che la sanità pubblica deve essere in mano allo Stato o alle regioni? Cioè, un suo punto di vista? Ma secondo me potrebbe anche rimanere sulle regioni, però con un rafforzamento generale e con uguali diciamo criteri, spese per la salute dei cittadini su tutte le regioni, ecco. Sì. Uguale qualità. Ministro, lei ha parlato proprio in questi giorni di reddito di emergenza, senza peraltro aggiungere grandi dettagli su questa questione. Potrebbe essere un po' più specifica stamattina? Non l'ho dettagliato perché sto elaborando in questo momento la proposta, ma comunque si tratta di una proposta che verrà inserita nel decreto di aprile e riguarderà tutti coloro i quali sono rimasti fuori dagli indennizzi o da altre tipologie di sostegno al reddito, cioè da cassa integrazione o dal reddito di cittadinanza. Ma cosa potrebbero essere, dei bonus per fare la spesa, proprio soldi veri, contanti, liquidi, no, che arrivano sui conti? Che cos'è? No, più un indennizzo che potrebbe andare o sul conto corrente o adesso stiamo studiando in che modo farlo, però o sul conto corrente della persona che lo richiede, o se non ha sul conto corrente, magari su un conto corrente con un'apertura dedicata o attraverso una carta, ecco. Quindi soldi, ministro. Ministro, prima di salutarci, lei in questo momento lo sa benissimo, ci sono centinaia di migliaia di partite IVA che non sono ancora riuscite a presentare domanda, che la stanno ascoltando. Come andrà oggi? Possono andare adesso sul sito? A che ora devono andare? Possiamo aspettarci delle regole diverse, tipo procedere in ordine alfabetico o altro? Che cosa ci può dire di pratico, proprio parlando a chi in questo momento vive nel dubbio? Ci sono degli orari che ha stabilito l'INPS, che si trovano già sul sito. Io adesso, scusate, non ricordo bene. No, importante, no, chiaro, non aspetta lei dirli. Però basta andare sul sito INPS e vedere gli orari dedicati per ciascuna tipologia di persone che deve avere accesso, cioè dai consulenti del lavoro per le varie pratiche, ai patronati, a chi invece al cittadino, quindi agli autonomi e alle partite IVA che chiedono l'indennizzo, così come per gli stagionali. Quindi basta seguire gli orari e le cadenze che dall'INPS. Il sito, come vi dicevo, continua a lavorare, le domande sono state già registrate e, come vedete, accolte. C'è quasi più di 500.000 fino a luna di notte, quindi il sito è messo in sicurezza e quindi senza polemiche, ministro. La cosa che voglio dire è che ci tengo a dire, visto che siamo in radio e ci stanno ascoltando, è che le risorse bastano per tutti, per cui ci si può collegare con la dovuta tranquillità, ecco, per fare la domanda
che sarà accolta. Ministro, comunque, ripetiamo, senza noi, l'ultima cosa che vogliamo fare è far polemiche. Dispiace rendersi conto che tutto ciò poteva essere fatto prima, evitando agli italiani ieri una giornata oggettivamente nera. Detto questo, sempre avanti e buon lavoro, naturalmente. Grazie. Ricordo comunque che l'INPS ha messo anche su degli strumenti informatici anche nuovi per fare questo, e l'ha fatto in pochissimo tempo, quindi ricordiamoci noi questo lo comprendiamo, ministro. Siamo di fronte a un'emergenza che... Sì, ma lo comprendiamo. L'unica cosa che ci permettiamo di consigliare a lei, come a tutti gli altri ministri, essendo noi degli operatori della comunicazione, è di fare comunicazioni da parte vostra più precise, più dettagliate possibili, magari anche meno, però quando le fate chiare, perché poi, come lei sa, bisogna tornarci sopra, specificare nuovamente, tornare sugli stessi argomenti ogni giorno. Questo rischia di confondere un po' l'opinione pubblica, gli ascoltatori ce lo stanno anche scrivendo mentre lei sta parlando, quindi noi ci appelliamo alla vostra buona fede e al vostro buon senso. Vi auguriamo buon lavoro, ovviamente. Grazie a tutti.